L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Oggi quinta parte della mia guida completa contro la caduta dei capelli. Il tema di oggi è massaggi. Questo video sarà abbastanza breve ma molto pratico e andrò a descrivere tre esercizi da fare per mantenere la salute dei nostri capelli. Quello che ci occorre sono delle spazzole in legno. Questa mi sa che è in plastica ma comunque il legno è meglio. Quando fare questi esercizi, io personalmente li faccio una volta al giorno dopo aver fatto la doccia, perché quando i capelli sono bagnati, sono più, diciamo, lavorabili, è più facile fare questi esercizi, ma non è necessario, potete farli anche tre volte al giorno quando vi pare e piace come farli allora per tutti e tre io preferisco mettermi a testa in giù così arriva più sangue alla testa perché noto che questa cosa funziona meglio in questo video non andrò a mettermi a testa in giù a, contor a contorcermi per una questione di praticità e basta se devo stare davanti alla telecamera mi è più comodo stare normalmente comunque per tutti e tre gli esercizi a mio parere, è meglio stare a testa in giù. Partiamo col primo esercizio che eh, consiste praticamente solo nello strofinare. Prendete una spazzola del genere e strofinate la testa. Niente di più semplice, state anche qui 20 secondi, qualcosa del genere, solo a strofinare, già così sentirete il sangue circolare meglio eh, nella vostra capoccia. Poi Secondo esercizio, prendete una spazzola del genere e in questo esercizio si fa il contrario di strofinare: si preme la spazzola sulla testa come a creare una specie di ventosa e poi si muove la spazzola. Badate bene che la parte della spazzola che sta a contatto con la pelle... E la parte della pelle che sta a contatto con la spazzola devono essere gli stessi, cioè la spazzola non deve scivolare o strofinare, deve rimanere incollata alla stessa parte, e l'esercizio consiste proprio nel muovere tutta la parte in questo modo. Cosa serve questo? A cercare di mantenere poi proprio la nostra, il nostro scalpo mobile ed evitare che rimanga rigido. Nel corso del tempo dovremmo cercare di renderlo il più mobile possibile. Perché avete presente quando guardate quei pelati che magari hanno la fronte o la faccia piena di rughe, ma la testa è una lastra di marmo licissima. Ecco, probabilmente a causa della calcificazione e noi vogliamo evitare questa cosa, magari causando una piccola, leggera infiammazione o semplicemente cercando di combattere la calcificazione mantenendo lo scalpo mobile. Comunque, anche qui. Usiamo la spazzola e cerchiamo di muovere ogni parte del nostro scalpo eh, almeno 10 secondi. Così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Può essere con movimenti circolari, avanti e indietro, destra e sinistra. Provate un po' quello che vi, vi fa piacere più a voi, ma non cambia un granché. E andiamo avanti. 1, 2, 3, bla bla bla. 1, 2, 3, bla bla bla, 1, 2, 3, bla bla bla, 1, 2, 3, bla 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 e via un po' a tutto. Terzo e ultimo esercizio. Sempre la, la solita spazzola a modi ventosa e poi usiamo l'altra mano. Quello che dobbiamo fare è spingere per cercare di schiacciare diciamo la parte in mezzo come se fossero due placche tettoniche che si scontrano per creare una montagna. Vediamo se riesco a fare così, tipo... Ecco una cosa del genere, no? Non so se avete, se avete capito se si vede, ecco così in tutte le parti della testa. Teoricamente si possono usare due spazzole, io uso la mano per comodità. Per cui, così 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così, però, sempre quei 10 secondi per ogni parte della testa. 1, 2, 3, bla bla bla. 1, 2, 3, bla bla bla, eccetera. Una volta al giorno per me aiuta proprio a mantenere eh, la salute dei propri capelli. È qualcosa di gratuito. Dice ok, compra spazzola a 2 euro. È veloce, comodo, che non causa particolari effetti collaterali e dà una buona mano. Poi, ogni video che farò eh, di questa serie è ovvio che. Di solito la perdita di capelli è causata da un insieme di fattori, non è a volte magari è uno più degli altri, però in generale migliorare in tante piccole cose porterà più risultati. Per cui un Pochino di massaggi, risolvere le deficienze nutrizionali, risolvere i cibi che mi causano reazioni immunitarie e questo e quest'altro, e alla fine mi sentirò meglio generalmente. Per cui è qualcosa che consiglio fortemente. Molto facile. Facciamo un piccolo riassunto: ci si mette a testa in giù per mantenere, per aumentare già il, la quantità di sangue che arriva alla testa. Primo esercizio in cui si strofina. Secondo esercizio in cui si va a muovere lo scalpo in questo modo, e il terzo esercizio in cui si creano tipo delle montagnette, si va a schiacciare in pratica una parte della testa. Noterete col tempo che lo scalpo vi diventa più mobile. Più mobile è lo scalpo, di solito più in salute saranno i capelli, più rigido diventa lo scalpo, più meno eh, i vostri capelli saranno in salute. Se qualcuno che sta guardando questo video nota una perdita di capelli, provi a vedere quanto è mobile il proprio scalpo. Noterà che probabilmente sarà un pochino rigido. Se si combatte questa rigidità, si riuscirà anche a contrastare la perdita di capelli. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se avete già eh, sperimentato questa cosa, fatemi sapere se avete avuto o non avete avuto i risultati, e io eh, vi ricordo che quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è poi così male e vi do appuntamento al prossimo video.